Hashtag Valdelsa, nuova puntata della nostra trasmissione, ancora per parlare di fatti, di temi, di attualità, di costume riguardo al territorio valdelsano, questa volta per parlare di una primizia, di una particolarità, soprattutto di un progetto importante che riguarda non solo la Valdelsa ma anche la provincia di Siena, perché è la prima volta che viene messo in atto un qualcosa di questo genere. Stiamo parlando di un territorio totalmente cardioprotetto, il territorio è quello comunale di Casole d'Elsa, quindi non solo Casole come cittadina ma anche tutte le frazioni. Ne parleremo con Stefano Scaramelli, che è il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana, e con il sindaco di Casole d'Elsa, Piero P. Allora, sindaco, intanto grazie a entrambi per averci dato questa disponibilità. Un progetto importante, primo comune totalmente cardioprotetto, l'ho detto un po' nell'anteprima, era già difficile forse fare questo tipo di intervento solo su Casole città, tra virgolette, ma farlo anche nelle frazioni è un qualcosa di stupendo. No, siamo molto orgogliosi di questo progetto perché è nato da un'intuizione di un'associazione di volontariato, gli Amici di Sabatino. Ci siamo trovati un anno e mezzo fa insieme al dottor Monaco e ad altri medici della nostra provincia per parlare di questo progetto, che era nato proprio in modo più embrionale. Poi invece ci siamo affezionati a quest'idea di una protezione totale, perché Casole è un comune in sviluppo, una popolazione molto giovane, ha una grande struttura turistica, è anche un modo per accogliere la popolazione che viene a trovarci anche nei mesi soprattutto estivi, e è un modo che ha coinvolto dopo proprio tutta la nostra popolazione, perché come ho detto prima non un centesimo di denaro pubblico è stato speso. Questo è un sistema che impianta 10 defibrillatori, tra loro tutti collegati sulla rete, tutti individuabili, con già 150 persone formate. Cominceranno nelle prossime settimane nuovi corsi di formazione che coinvolgeranno tutti i dipendenti del comune, tutti i dipendenti delle scuole, tutti i dipendenti delle aziende principali che abbiamo nel piano. Si prevede che entro un paio d'anni ci saranno altri 20 defibrillatori installati sul territorio di Casole. E poi naturalmente ci sono altre iniziative, tutto, ripeto, finanziato grazie al volontariato, cene, sottoscrizioni e poi alcuni privati che ci hanno dato una mano. Da questo punto di vista il Comune di Casole ha trovato terreno fertile in regione, anche perché Scaramelli è stato il promotore della cardioprotezione all'interno degli impianti sportivi, quindi figuriamoci se non veniva appoggiato un progetto di questo tipo. Sì, io ho avuto questo merito, diciamo, di firmare la legge che per prima in Italia ha prodotto l'obbligo dei defibrillatori negli impianti sportivi. Siamo stati un modello a livello nazionale e molte regioni stanno copiando la nostra normativa. Qui a Casole si è andato oggettivamente oltre, questo è un progetto unico credo a livello regionale, non soltanto provinciale di Siena, perché mettere in sicurezza tutto il territorio comunale, quindi non soltanto il borgo del centro storico, ma dare tranquillità a tutti i residenti, agli abitanti, ma soprattutto in un territorio come questo che ha grandi eccellenze turistiche, dove produce una innovazione straordinaria, una visibilità a livello mondiale per la nostra Toscana, diventa un elemento di un valore aggiunto anche per i turisti stessi, che si sentono sicuri nel venire su questo territorio, ed è un senso di una comunità che prova, diciamo, a dare dell'altruismo, no? Come spiegava il sindaco, le risorse provengono da iniziative di volontariato, quindi è la comunità che si stringe intorno e accoglie, dà un segnale verso gli altri, quindi è un esempio straordinario di un tema che appunto fa di questa città un punto di riferimento in termini di situazioni di cardioprotezione, di un tema che ormai è di attualità e si vuole innovare. L'idea di metterli a sistema centralizzati, collegati con il 118 e mettere in contatto a sua volta tutte le frazioni e anche le strutture ricettive fa veramente di un modello di fiore all'occhiello per la Toscana, ovviamente per Siena, ma insomma credo che siamo a livello ormai regionale come punto di riferimento, quindi la mia presenza come Regione Toscana sta a testimoniare il grande valore di questo progetto che Casole ha voluto fare, ed è veramente innovativo e merita tutto il plauso della Regione Toscana. Anche perché spesso c'è l'idea da questo punto di vista del progetto, però poi mancano le risorse e in molti casi si viene a bussare proprio alle istituzioni, cosa che non è avvenuta con Casole. No, questa è la dimostrazione, appunto, Casole è autonomo in questi termini, ha saputo raccogliere nella propria comunità, nell'esperienza solidaristica appunto di questa associazione del territorio, una beneficenza che poi è stata ridata al territorio, ma nel darla al territorio è evidente che lo dà anche a tutti i cittadini che soffriscono di questo territorio, chi transita per il territorio, tutti i
turisti, ma soprattutto diventa un fiore all'occhiello che noi possiamo portare come modello a livello regionale. Sulla defibrillazione c'è grande attenzione, come dicevo la Regione Toscana è stata la prima a fare una legge obbligatoria per gli impianti sportivi e sarò io anche nelle prossime settimane, dopo l'estate, a presentare una nuova legge che sarà rivoluzionaria a livello nazionale, in quanto li renderemo obbligatorio in tutti i luoghi del divertimento, nelle discoteche. Andremo a incontrare appunto i luoghi in cui i giovani vivono e sarà ancora un'innovazione che la Toscana vorrà fare e mi auguro che Colle saprà innovare e anticiparci anche in questo. Ecco, è importante anche da questo punto di vista la formazione, che non va assolutamente sottovalutata, perché tanto comunque per essere chiari è inutile avere le apparecchiature se poi non si sanno usarle. Da questo punto di vista Casole nuovamente è andata avanti, perché il sindaco prima parlava di 150 cittadini già formati. Sì, prima abbiamo fatto questa operazione grazie all'associazione di volontariato, di nuovo la Misericordia e la Pubblica Assistenza di Colle e Poggibonsi, che ci hanno molto aiutato. E quindi questa formazione deve continuare sia per quelli già formati che per quelli che dovranno essere formati, dovrà coinvolgere sempre strati più ampi di popolazione. Teniamo conto che il tema della salute, come lo stiamo affrontando noi, è fatto di tanti cerchi concentrici, quindi adesso stiamo parlando di cardioprotezione, però poi dirò dopo alcune cose che sono emblematiche, che il tema della salute è un tema orizzontale, quindi i tre progetti che stiamo facendo sono apparentemente slegati tra di loro. Per esempio, un nuovo progetto porterà 12 punti di ricarica elettrica in tutti i luoghi abitati di Casole, macchine e biciclette. Tutti i centri storici saranno coinvolti dal progetto orti, non tanto sociali, ma invece orti biologici, perché intorno ai centri storici tutto quello che si coltiva sia totalmente biologico. Terzo progetto è dotare tutte le famiglie di una bicicletta assistita da usare per la propria salute, perché le ricariche hanno un senso se poi non i turisti, che noi venerdì, sabato e domenica presentiamo sul lago di Costanza il progetto Casole Bike Live It, che è un progetto internazionale importantissimo, su cui teniamo tanto, abbiamo tanto investito insieme alle strutture turistiche, di nuovo finanziamenti dei privati per questo progetto. Però l'idea centrale è che i casolesi usino le biciclette nonostante i dislivelli di cui godiamo, perché il dislivello per una bicicletta assistita è un elemento di salute, quindi una bicicletta in ogni famiglia, ci saranno riscontri sulla tassazione comunale per questo, stiamo postando adesso nei centri storici i nuovi sistemi anche di posizionamento delle biciclette e questo sarà un incentivo alla salute, quindi non solo la parte passiva ma anche la parte attiva a tutela della salute dei cittadini. Quindi salute, sicurezza, benessere, come diceva appunto il sindaco, tutto è legato da un filo conduttore. Non a caso vengono fatti questo tipo di progetti e non a caso anche i privati sono anche soddisfatti di voler investire su questo territorio. Sì, no, noi abbiamo questa fortuna, non abbiamo più bisogno di grandi piani di opere pubbliche, non c'è questo bisogno, stiamo per finire la nuova scuola, l'abbiamo vista con Carlotta qualche giorno fa, quindi il sistema scolastico è tutto a norma, fra poco finiamo tutto. Non abbiamo grandi opere pubbliche da fare, i centri storici sono tutti recuperati, i palazzi pubblici sono tutti a posto, quindi però c'è da investire sul livello di vita delle popolazioni. E il livello di vita vuol dire investire sulla manutenzione in primo luogo, ma poi su progetti finalizzati che vedano l'investimento e la presenza attiva del cittadino. Abbiamo bisogno di creare questa rete virtuosa, e penso che ci stiamo riuscendo grazie alla volontà della gente, non è tanto un fatto politico, cioè questo è un fatto trasversale, non ha un disegno politico questo ragionamento, ha un disegno di un livello di vita che ci possiamo, penso, permettere e che deve coinvolgere ora un po' tutti, anche i luoghi di lavoro. A me piacerebbe molto che le persone vanno a lavorare nel piano o ci andassero in bicicletta. Ecco, so che apparentemente un'utopia, ma non è un'utopia se noi davanti alla Prama, ecco, davanti all'Elettro Elsa abbiamo un punto di ricarica, l'imprenditore è lungimirante e finanzia i suoi operai per fargli comprare una bicicletta assistita che costa un po' di più di quella normale e alla fine questo, anche questa è salute e risparmio nell'ambiente e tutela dell'ambiente dove viviamo noi. Uno spot per come amministrazione virtuosa, quello di Casole, ma con tutti questi progetti che vanno in porto, uno spot importante anche per la Toscana. Sì, uno spot per la Toscana, no? Mi piacerebbe che nei prossimi anni Casole possa essere portata come esempio di quella dimensione della qualità anche della vita, no? La Toscana si vende nel mondo per la bellezza del proprio paesaggio, del proprio territorio,
per la propria qualità anche assistenziale, sanitaria, per le eccellenze che noi sappiamo produrre, però questi progetti vanno ancora oltre perché vanno su una logica di prevenzione, no? Mangiare bene, mangiare biologico, fare attività sportiva, fare pedalata assistita, è una logica di prevenzione che consente alle persone di vivere bene e quindi di migliorare la propria qualità della vita e di interferire, diciamo, con il paesaggio e con il territorio nella migliore dei modi. È un modo di vivere, di essere toscani, che può essere positivo per se stessi, ma sicuramente anche un motivo di soddisfazione quando ci presentiamo al mondo e quando vendiamo anche noi stessi come territorio. Questo è un territorio che ha bisogno anche di innovare rispetto alle idee e al fatto di come si propone nel mondo. E questi sono progetti di un borgo bello della Toscana che appunto sa produrre non soltanto bellezza estetica, paesaggio, qualità, ma anche prevenzione e qualità della vita e dello stile di vita. E sicuramente questo farà presa e sicuramente la Toscana vorrà promuovere questa idea di qualità che sicuramente si respira venendo a Casole. Da ex amministratore di una città, Scaramelli lo sa bene di quanto le idee del sindaco spesso cozzino anche con quella che è la realtà locale. Da questo punto di vista Casole, oltre ad avere le idee di un'amministrazione competente, ha anche un tessuto sociale importante, l'associazione di volontariato, ma anche tanti semplici cittadini o come le stesse associazioni di quartiere che poi danno modo a questi progetti di portarli avanti. Sì, qui si respira. Io insomma, ho fatto questa giornata da un po' qua a Casole, ho percepito, diciamo, questa forza anche dell'associazionismo, no? Mi ero domandato anche perché la scelta del lunedì è una cosa anche banale di questa iniziativa e appunto mi veniva spiegato che non c'era giorno o settimana libera da evento di iniziativa e quindi questa è la dimostrazione che è una realtà numericamente a volte piccola ma evidentemente molto forte in termini di tessuto associativo, culturale, di iniziative, di vitalità di tante frazioni che ci sono e di tanta vitalità. E poi c'è il volontariato, c'è il mondo che appunto si raccoglie per fare beneficenza come facciamo questa sera e quindi di essere subito pronti anche a fare iniziative filantropiche rispetto a iniziative di beneficenza dimostra che c'è un tessuto sociale sano, bello e quindi è una realtà positiva. Prima parlava il sindaco di ampliare questo progetto di cardioprotezione del territorio. La prima domanda, come è stato preso questo tipo di progetto dalle frazioni? E appunto il secondo intervento, come riuscirà l'amministrazione comunale a portare, quindi raddoppiare questo tipo di strumentazione? È stato preso in modo straordinario, come dimostrano, cioè i finanziamenti hanno coinvolto tutto il territorio di Casole, quindi tutte le frazioni, tutti i quartieri hanno partecipato, è stato un elemento di grande vivacità, tutti hanno partecipato alla formazione, c'è stato veramente un grande interesse da questo punto di vista e poi si svilupperà per filiazione, nel senso il Castello di Casole, la Suvera, Borgo al Cerro compreranno un loro defibrillatore che verrà messo in rete, quindi non il semplice defibrillatore. Questo sistema tra l'altro assicura 8 anni di manutenzione coordinata degli impianti, cioè noi per 8 anni, quindi per chi amministrerà questo comune anche dopo di me, 2019, tutta la legislatura sarà coperta già con i costi che noi abbiamo sostenuto come comunità, quindi è anche un modo di gestire il futuro facendoci carico del futuro prossimo. Insomma, 8 anni sono già un periodo interessante nella vita di una comunità. E poi puntiamo sulle aziende, quindi Pramac, Elettro Elsa, Itla, ogni azienda deve avere un suo defibrillatore collegato, perché lì in quel momento accanto ci può essere una persona che ha bisogno, ci può essere un incidente, ci può essere un bisogno di un turista, di una persona che transita e in ogni luogo, cioè più vicini siamo più si salva la vita, cioè la vita a volte si gioca su un centesimo di secondo in questo caso, cioè un parto grave se te lo prendi in un momento immediato, quindi è la vicinanza che è determinante, no? Insomma, questo io ho fatto scienze politiche, come dico sempre, quindi non mi pongo il problema da un punto di vista medico, però insomma, questa è una certezza, quindi più è diffuso, più dà questo senso di certezza. Tutti i progetti saranno territoriali, è molto importante, perché questo vuol dire che nessuno viene lasciato solo, tutti sono coinvolti, qualche frazione ha finanziato 4.000 euro, qualche frazione ha finanziato 300 euro, il valore è lo stesso. Cioè, se quella frazione poteva dare 300 euro, ha comunque il suo defibrillatore uguale. Un'altra volta, sì, questo è il lavoro che ci aspetta, è il lavoro forte di un'amministrazione, secondo me, di uno Stato, di un governo, per sollecitare la partecipazione della gente attiva. Cioè, lo Stato siamo noi, quindi non abbiamo bisogno che sempre qualcuno ci sminestri la soluzione finale. Poi, chiaramente, è chiaro, se ho bisogno di 3 milioni di euro per fare una scuola, ho bisogno del sostegno dello Stato, però poi devo fare la scuola bene. Devo farla a regola, devo farla non risparmiando ma spendendo bene soldi, spendendoli velocemente, seguendo il lavoro e qui si ritorna di nuovo nelle responsabilità che ha l'amministrazione locale.
noi siamo lo Stato. Cioè, io non sono meno importante nello Stato per i miei cittadini del Presidente del Consiglio, del Presidente della Regione. Io rappresento questa comunità e questa comunità deve avere fiducia in me, per avere fiducia in me. Ora, io rappresento un insieme, maggioranza, opposizione, tutti, siamo un insieme. Questo insieme deve garantire a questa comunità un buon livello di vita. Poi ci aspettiamo dagli altri enti, naturalmente, non sovrastanti a noi, che con noi governano il nostro paese, quindi ci aspettiamo una risposta adeguata. Ma insomma, credo che l'Italia poi alla fine ha tutti i numeri per uscire dalla situazione in cui siamo. Di sicuro andrebbe preso esempio da Casole. Allora io ringrazio i nostri ospiti, il sindaco di Casole Piero Pile, il consigliere regionale Stefano Scaramelli, della disponibilità che ci hanno dato. Noi ci ritroviamo la prossima settimana. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there.